Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è: cosa sono e come funzionano le radiografie? Le radiografie sono delle fotografie, o meglio dei test diagnostici, usati per esaminare organi interni o parti dello scheletro. Come si fa ad ottenere una radiografia? Le radiografie sono possibili attraverso l'utilizzo di radiazioni elettromagnetiche, ovvero un fascio di fotoni, raggi X, che passa da una sorgente a un recettore e nel mezzo è interposto il corpo umano. Gli atomi dei tessuti colpiti assorbono più o meno questi raggi X a velocità diverse e impediscono ai fotoni di raggiungere il recettore, che riprodurranno di conseguenza un'immagine dei tessuti in negativo, dando origine alla cosiddetta radiografia. Le parti del corpo, costituite da materiale denso e scuro come le ossa, assorbono una grande quantità di fotoni e nelle radiografie appaiono come aree bianche. Altre parti, come i polmoni, sono costituite da parti più morbide, infatti assorbono solo una piccola quantità di fotoni e appaiono come macchie più scure sulla radiografia. Come avviene la radiografia in termini pratici? Dovete sdraiarvi su un tavolo o stare in piedi contro una superficie, in modo che la parte del corpo si trovi tra il tubo per i raggi X e la lastra fotografica. Appena i raggi X colpiscono la lastra fotografica, quest'ultima cattura un'istantanea dell'immagine, che viene trasferita a un computer. Successivamente apparirà sullo schermo, dove il radiologo esaminerà la radiografia e la consegnerà al paziente su un CD insieme al referto. Per cosa vengono usate le radiografie? Le radiografie vengono usate per documentare la degenerazione ossea, artrosi, l'alterazione infiammatoria, artrite, eventuali metastasi o fratture ossee in seguito a traumi. Vengono utilizzate anche per controlli odontoiatrici e post-operatori, esame delle patologie polmonari, danni a carico della colonna vertebrale. Quali sono i rischi di una radiografia? Fanno male? Possono provocare tumori? Sicuramente non si può dire che facciano bene alla salute, ma bisogna valutare il pericolo che corrono i pazienti se non si sottopongono ad analisi necessarie per la loro salute. Il pericolo dei raggi X è che comportano un effetto biologico sulle strutture che attraversano, in quanto emanano delle radiazioni. Dobbiamo anche dire che gli apparecchi di ora sono sempre più tecnologici e vengono usati schermi di difesa efficaci e pellicole sensibilissime per ridurre le quantità di radiazioni. Concludo dicendo che la dose per una singola radiografia è molto bassa, ma ogni esame radiologico deve essere effettuato solo in caso di necessità. Quindi le radiazioni che fanno più male sono quelle che provengono da eccessivi esami inutili. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.